La colazione è servita. Buon appetito, Jack. Questo allenatore era sorprendentemente buono, delizioso. Ora, in nome di Dracula, guarda un po', Jack, c'è qualcosa lì. Oh, sembra sospetto. Oh! Sembra che non abbia più una famiglia. Non ti lasceremo sola, Pikachu. Benvenuta nella tua nuova casa. Ora fai parte di una rispettabile famiglia di vampiri. Tua madre ed io abbiamo vissuto tante fantastiche avventure insieme. Wow! Siete super cool! Ecco la tua stanza, Pikachu. Ti piace? Ah, è uno scheletro! Ops, scusa. Sfrattiamo quell'uomo. Abbiamo trascurato questo posto. Dormire in una bara. Ho un'idea migliore. Colleghiamo la mia Pokéball alla presa. Beh, ci vorrà molta energia. Ottimo, ora abbiamo un letto Pokéball. È il sogno di ogni Pokémon. Ora questa cripta è ancora più carina. Pika, Pika, chi sei? Questa è casa mia, hai sentito? Ti prenderò. Ah, ti vedo. Ops, scusa, colpa mia. Vediamo se ti piace la mia super mazza. Finalmente ti ho preso. Non sei un pipistrello normale. Pika, tieni le tue zanne lontano da me. Mamma, papà. Oh, eccoti, mamma, finalmente sei qui. Com'è andato il viaggio? È stato terribile a causa di questo Pokémon. Adesso, mamma, calmati. Pikachu è un membro della famiglia. Pikachu, non cacciamo pipistrelli in questa famiglia. Ci sei mancata tanto, mamma. Devo dire, signora, che sta benissimo stasera. Oh, grazie. Ecco, vi ho portato dei dolcetti direttamente dalla Transilvania. Ah, ghiaccioli di sangue. Grazie, signora. Papà! Mi sono tagliata un dito. Oh, vieni dalla nonna, tesoro. Ecco qualcosa per aiutarti. Oh, grazie, Jack. Eccone una per te. La nonna sta venendo ad aiutarti. Oh no, perché non la fermi? Oh, questo è un disastro. Ti salverò, Pikachu. Nasconditi nella Pokéball. Sbrigati. Sono qui per te, dolcezza. Ehi, cos'è? Dov'è quella bambina deliziosa? Oh no, questa dentiera era nuova. La pagherai per questo e per il mio dentista. Ora è finita, Pikachu. Stai bene? Solo non arrabbiarti con la nonna, va bene? Pokémon, che terribile vergogna per la nostra linea di sangue! Non aspettavamo ospiti oggi, vero? Vado ad aprire. Ciao, questa è un'ispezione. Abbiamo saputo che c'è un Pokémon in mezzo a noi. Oh, dammi un momento, per favore. Torno subito. Radunatevi, ascoltate tutti. I nostri vicini sono alla ricerca di Pikachu. Sanno che non è un vampiro. Ok, niente panico. Lasciate che se ne occupi la nonna. Ecco, prova la mia dentiera. No, tutto tranne quello. Oh, ecco un altro set per te, Pikachu. Il migliore della mia collezione. Grazie, papà. Ti adoro. Non preoccuparti di niente, piccola. Ti camufferemo molto bene. Sarai come un vero vampiro. Ho quasi finito. Ora dobbiamo applicare del ghiaccio. Ok, ora basta. Entro. Sei fantastica, Pikachu. Oh, sta arrivando. Va bene, tutti in posizione. Oh, c'è tutta la famiglia, ottimo. Ed ecco la bambina. Beh, vediamo. Zanne, ci sono. Fin qui tutto bene. La temperatura? Oh, molto bene. E ora la parte più importante. Puoi trasformarti in un pipistrello per noi, tesoro? Ecco, mi beccherò! No, Pikachu, so cosa fare. Sei pronta, piccola? Andiamo! Hai visto? Che maestria, che talento! Devi ammettere che è stato un bel trucco. Oh, sì, bene. Allora buona fortuna a tutti. Ma cosa sta succedendo qui? Non ci posso credere. Quindi non è un vampiro. Siamo finiti! No, non lo siamo, figlia mia. Ok, signore, non fare niente di stupido. Rilassati e mettiti a tuo agio. Abbiamo qualcosa da mangiare? Oh, proprio quello che stavo cercando. Succo di pomodoro, il mio preferito. Buon appetito a me. Oh, non era succo. Imbottigliato nel 2007.
Che imbarazzo! Mamma e papà sono incorreggibili! Beh, non importa, so come cambiare le cose. Ho bisogno del ketchup, presto! Molto ketchup! Grazie! Ottimo servizio di consegna! Abbiamo ospiti stasera, Pikachu! Sì, cosa sta succedendo? Mamma, papà, questo è per voi! Perché non provate il cibo vegetariano almeno una volta? Per niente al mondo! Questo tizio, lui, sembra appetitoso! Perché non ti unisci a noi per cena, giovanotto? Mamma, papà, smettetela! D'ora in poi non berrete più il sangue! Solo ketchup! Pika! Oh, andiamo, non è divertente? Va bene, io dovrei andare. Che succede a quel tizio? Che strano. È davvero buono. Oh sì, è delizioso. Grazie, ho fatto del mio meglio. Bevete. Ehi tu, Pokémon. Che ci fai nella nostra scuola? Pika, Pika. Oh, capisco, sei una perdente. Dovresti andare a cercare un altro posto dove fare la perdente. Che cattiveria, me la pagherete. Sono sicuro che lo farai, perdente, non illuderti. Beh, avete mai incontrato dei veri vampiri? Allora salutate i miei genitori. Mamma, papà, mi stanno prendendo in giro. Beh, cosa ne pensate, eh? Sapete cosa succede ai bambini cattivi come voi? Delle cose terribili, terribili! Perché non resti qui un po', tesoro? Sai, Jack, penso che siamo piuttosto bravi a fare i genitori. È ora di scatenarsi e divertirsi un po'. Adoro fare a pezzi le cose. È così eccitante. Pikachu, questo è un vero disastro. Oh, capisco. Sembra che a qualcuno siano cresciuti gli artigli. Beh, possiamo sistemare tutto. Jack, no! Tutto tranne quello, papà. Non sai rispettare il mio spazio personale, non è giusto. Non ti lascerò avvicinare i miei artigli. Ferma lì, Pikachu. Pika? Ti portiamo in un salone di bellezza. Avresti dovuto dirlo subito, mamma. Ciao, mi puoi aiutare? Oh cielo, sarà complicato. Ma sono sicura di potercela fare. Troppo banali. Ora va meglio. Non sono brava. Mamma, papà, cosa ne pensate? Sono fantastiche, tesoro. Bene, ora torniamo a casa, ragazze. Ehi, non state dimenticando qualcosa? Oh sì, vero? Sì, ci siamo dimenticati di pranzare. Ah, vi andrebbe un po' di aglio per dessert? Andiamo, Jack, questo posto è pericoloso. Ecco, questo è tutto ciò che abbiamo in questo momento. Ero preparata, sono cresciuta in un quartiere di vampiri. Ehi, dove sono tutti? Mamma, papà, ho bisogno di voi. Ah, eccovi! State ancora dormendo, eh? Forza, svegliatevi! Maledetta luce, allontanala da me! Jack, mi sa che sto bruciando! Che cosa c'è che non va, tesoro? Perché la nostra cripta è così illuminata? Oh, che succede? Sono solo io! Oh, aiuto! Oh, voi due siete incorreggibili! Guardate che bella giornata fuori! Oh, oh, state bene! Qualcuno si sbarazzi di questa terribile luce! Potrebbe essere la nostra fine, Jack! Ops, giuro che non volevo farvi del male! Andrà tutto bene, mamma, non preoccuparti! Stai bene, papà? Mi dispiace tanto, l'avevo completamente dimenticato! Non preoccuparti, Pikachu, capita! E ora posso esprimere il mio desiderio! Fatto! Buon compleanno, Pikachu! Diventerai la migliore vampirella del mondo! Ecco il tuo regalo! Un coupon per una fornitura di sangue di un anno! Oh, un coupon per il sangue? Grazie! Mamma, papà, forse non è una buona idea! Sono solo un Pokémon! Non voglio diventare un vampiro! Oh, sembra strano! Ah, ma ne ha fatto male! Un Pikachu con le zanne! Di classe! Ti adoro! Congratulazioni, tesoro! Ora sei un vero vampiro! Grazie! Ora andiamo e affrontiamo il mondo! Oh, che terribile tragedia! La povera piccola Liana è tutta sola in questo mondo! Qualcuno forse è disposto ad aiutarla! Guardati, dolcezza! Vuoi del cioccolato? Sei seria? Non ho bisogno di dolci! Ho bisogno di una famiglia! Vado a cercarmi dei genitori! Nel frattempo Lizzie ha sia una famiglia che i dolci! Lizzie, puoi avere i dolci solo dopo cena! Chi è? Sparisci, bestia! Siamo occupati! Oh! Perché il mondo è così crudele con me? Non preoccupatevi, sto bene! Papà, dobbiamo aiutarla!
Oh, stai bene? Sì, ciao. Oh, quindi stai cercando una famiglia? Vieni con noi. Ne sei sicuro, papà? Benvenuta nella tua nuova casa. Questa sarà la tua stanza. Bene, ragazze, aspettate, mi torno subito. Beh, ciao, sorellina. Vuoi essere mia amica? Certo, ma è un po' troppo buio qui dentro, vero? Sistemiamo subito. No, il sole no! Non ho bisogno di abbronzarmi. Liana, dove sei? Cos'è successo? Tutto tranne il sole, per favore. Oh, mi dispiace, sorellina, non accadrà più, promesso. Voi due sarete affamate, vero? Ecco qui. Sì, latte e biscotti, grazie, papà. Dai, Liana, mangia. Che cos'è? Grazie, papà. Credo. Sono contento che vi piaccia, ragazze. Oh, dobbiamo sbarazzarci di questa roba, in fretta. Meno male che Liana ha trovato una soluzione. Perfetto, sembra che ce l'abbia fatta. Ho finito. Il latte è davvero buono. Sono contenta che sia piaciuto anche a te. Adesso è ora di andare a letto. Sogni d'oro, Lizzie. Anche a te, Liana. A domani. Latte, non fatemi ridere. Noi vampiri non beviamo il latte. Sembra che Liana abbia problemi a dormire. Questo letto è troppo comodo. La sta facendo impazzire. Lavoriamoci sopra. Liana è bravissima nel fai da te, vero? Fatto, ora va meglio. Questo è un letto degno di un vampiro. Ops, spero di non averli svegliati. Sogni d'oro, papà e sorella. Liana, stai bene lì? Il sorriso di un vampiro deve essere assolutamente perfetto. Ciò significa che bisogna prendersi cura delle zanne. Ma è un peccato che Liana non si rifletta nello specchio. Questo complica davvero le cose. Ciao, sorella, già in piedi? Ah, Liana, perché non riesco a vederti nello specchio? Ups, di cosa stai parlando? Te lo sei immaginato, Lizzie. Vedi, lo specchio è solo appannato. Ehi, dove stai andando? È piuttosto strana, eh? Cos'è quello? È un vam? Cosa vuol dire vam? Uffa, non capisco! Vieni qui, tesoro. Faremo colazione in famiglia. Sembra che il toast sia quasi pronto. Il papà è bravissimo a cucinare. Beh, cosa vuoi per colazione, Lizzie? Liana, cosa sta succedendo? Eh? Vuoi anche tu un po' di succo? È la cosa migliore da bere al mattino. Fidati di me. Buon appetito, ragazze! Salsa all'aglio? Sì, la mia preferita! Grazie, papà! Guarda quanto le piace, Liana! Dai, mangia! Assolutamente no, voglio dire, sono a dieta. Niente pane e assolutamente niente aglio. Oh, capisco. Allora che ne dici di un'insalata? Certo, papà! Grazie! Adoro le verdure, soprattutto i pomodori. Liana, come hai? Hai succhiato un pomodoro? Ragazze, è ora di andare a scuola. Andate, divertitevi, portate a casa tutte A, ok? Salutate Liana, ragazzi e ragazze. D'ora in poi sarà una vostra compagna di classe. Ciao! Ehi, sembra che la scuola sarà divertente. Tutti questi nuovi amici sembrano così... deliziosi. Oh, oh! Attenta! Non c'è bisogno di ringraziarmi. Hai visto, Courtney? Ha salvato il mio telefono. Oh, in realtà non è niente. Beh, non penso sia niente. Spero che abbiate fatto i compiti, ragazzi, perché è ora di un test. Iniziate. Un test, eh? Nessun problema. Ehi, non bloccare la luce. Liana, non si fa così. Temo che prenderai una F. Non credo, signorina Penny. Preferisco le A. Capisci cosa intendo? Ah, niente F. Come desideri. Oh, è stato fantastico! Come hai fatto, Liana? È stato incredibile! Una? Oh, vabbè! Qual è il tuo segreto, Liana? Lo scoprirò! Ogni grande detective ha bisogno di un ufficio! Questo gabinetto andrà benissimo! Avremo sicuramente un po' di privacy qui! Ok! Liana si comporta in modo davvero strano! Si muove più velocemente di quanto l'occhio possa vedere e ha paura della luce del sole. Cosa sei, sorellina? Pensa, Lizzie, pensa. Super velocità? Che tipo di persona teme la luce del sole? Eccomi! Vediamo cosa abbiamo qui. Hai quasi capito, Lizzie. Ho capito.
Sei un vampiro, Liana. Cosa devo fare? Devo dirlo a papà. Non te lo permetterò, sorellina. I vampiri non si arrendono facilmente. I selfie sono un ottimo modo per migliorare l'umore, ma niente può rallegrare Lisa in questo momento. Non dormirà nemmeno stanotte. Dopotutto c'è un vero vampiro che dorme proprio accanto a lei. Dormi, sorellina. Che cosa? Dormire? Io non voglio dormire. Ora è tempo di qualche scherzo da vampiro. Lizzie si spaventerà di brutto. Mostriamole come ci si sente essere un vampiro. Guarda quei bei denti. Sogni d'oro, Lizzie. Cos'è successo ieri? Liana mi ha morso. Sono davvero un vampiro adesso. Evviva! Come i miei sogni più sfrenati! Lo scherzo è andato alla grande. È il momento di prendersi cura di un piccolo dettaglio. Ora è tutto perfetto. Oh, non mi rifletto negli specchi! È vero! Grazie, Liana! Ma non abbiamo ancora finito con lo scherzo. È ora di un piccolo trucco con l'aglio. Non lo mangerai, Lizzie. Fatto! È ora di colazione, sorellina. Devo superare anche il test dell'aglio. Ah, eccoti! Vieni qui! Che cos'è? Assolutamente no! Niente più aglio d'ora in poi! Potrei mangiare una mela, però! Mmm, deliziosa! Ahimè, le zanne finte non possono sopportare quel tipo di stress! Papà, ho delle notizie terrificanti! Ora sono un vampiro! Riesci a crederci? Oh, che razza di stupido scherzo è, Lizzie! Sei malata? Papà, i vampiri non si ammalano! Sorella, è troppo divertente! Che spettacolo! Devo mostrarlo a tutta la scuola! Hai visto, Polly? Sto morendo da ridere! Quindi sei un vampiro, Lizzie? Beh, dove sono le tue zanne? Non morderci, ok? Ehi, perché non ti guardi allo specchio? Chi abbiamo qui? Sei tu, Lizzie! Non sei affatto un vampiro, sei solo una perdente! Perché sono così cattive con me? Oh, scusa, colpa mia! Ehi, sei la ragazza del video? La ragazza vampiro? Oh, lo so, controlliamo la temperatura! No. Non è divertente! Ehi, cosa fai? È super divertente! Ottimo lavoro, amico! Dammi il 5! Va bene, Liz! Raccontaci come ci si sente ad essere un vampiro perdente! Cosa sta succedendo? Nessuno tranne me può prendere in giro mia sorella! E tu, non scherzare con me, Courtney! No, no, non lo farò, giuro! Ora di pranzo, finalmente! Liz è super affamata! Questo hamburger sarà delizioso! Ancora tu, ragazza vampiro? Non sai che educazione condividere? Ehi, è mio! Ridammelo! Beh, ora è mio! Vai a trovarti un altro posto! Non pensarci nemmeno! Niente hamburger per te, amico! Penso che i ragni siano più di tuo gusto! Questo è per mia sorella! Oh, aiuto! Qualcuno mi aiuti! Odio i ragni! Aspetta, dov'è il mio cappello? Oh, è in un posto sicuro, amico! Esatto! Continua a correre, fifone! Mi hai salvato, Liana! Grazie! Hey. Un abbraccio? Sei seria? Oggi sarà una grande giornata! Dopotutto, è il compleanno di Liana! Dovremmo pensare a qualcosa di abbastanza cruento! Oh, oggi è il tuo giorno speciale, tesoro? Ci divertiremo un sacco! Buongiorno, mia amata famiglia! Buon compleanno, Liana! Auguri! Chi c'è? Non mi arrenderò senza combattere! Ups. Oh, siete voi! Ti senti bene, Liana? Oh, stavo solo scherzando! Beh, è stato un grande scherzo, tesoro! Ora, che ne dici di una torta? Certo, papà! Oh, ma c'è un piccolo errore! Ora è giusto! Yay. Bene, accendiamo! Ora è il momento di esprimere un desiderio! Oggi tutti i sogni si avvereranno! Ok, ragazze, è ora di una foto ricordo! Yay. Vediamo com'è uscita! Cosa? Dov'è Liana? Papà, vedi? Io posso spiegare. È tutto così strano. Ho bisogno di un momento per pensare. Quindi Liana è un vampiro, eh? Buono sapersi. Ora abbiamo una vera regina della notte nella nostra famiglia. Ciao a tutti, vi sono mancato? Oh, ciao! Stai bene? Dai un'occhiata più da vicino, dolcezza. Che ne dici di un appuntamento?
Un appuntamento con te? Oh, assolutamente no! No! Perché continua a succedere? Cosa abbiamo qui? La bellezza? Sì, mi farebbe comodo un po' di bellezza. Non preoccuparti, i soldi non sono un problema. Oh, oh, penso che abbia funzionato davvero! Sei un disastro, Molly! Ma vabbè, sono solo brufoli! Inoltre abbiamo questa cosa per prenderci cura di loro. Non funziona, Lori! Non preoccuparti, tesoro. Guarda qui. Immagina che questo sia il tuo brufolo, ok? Ma non è niente che un aspirapori non possa gestire se lo usi bene. Proprio così. E la tua pelle sarà liscia come la seta. Ora so cosa fare. Oh, è facile! Beh, sono bella o sono bella? Certo che sono bella! Beh, cosa ne pensi, Lori? Oh, cavolo! Hai visto i tuoi denti? Sei fortunata che abbiamo un gadget anche per quelli. Ora puoi finalmente dire addio a tutto quello schifo. Devi solo stare ferma. Cosa sta succedendo? Beh, Lori, i miei denti sono già belli puliti. Oh, il mio povero dente! E il tuo nuovo dente ti starà benissimo. No, non lo voglio! Oh, sei così pignola. Va bene, allora un po' di chic vampiresco. No! Ok, ecco il tuo nuovo dente! Fatto apposta per te! Grazie mille! Così va molto meglio! L'adoro! Oh, cosa sta succedendo? Tua mamma ti sta chiamando! Sbrigati e rispondi! Pronto, mamma? Mamma, cosa c'è? Mi senti, mamma? Strano, non riesco a sentire niente! Molly, le tue orecchie! Che c'è? Non riesco a sentirti! Dobbiamo prendere misure drastiche. Stai ferma, Molly. Ce la faremo. Com'è finita questa roba lì dentro? Sei fantastica, Lori. Ci sento di nuovo. Ah! Guarda quelle sopracciglia! Che disastro! Ma me ne occuperò. Prima applico un po' di schiuma e poi mi metto al lavoro. Non avete alcuna possibilità. Oh, direi non male. Sei stata bravissima, tesoro. Sei meravigliosa. Che succede? Non preoccuparti, Molly. Possiamo sistemarle. Fidati di me. Mangia queste, ok? Sei un genio. Mi hai dato una grande idea. So esattamente cosa fare ora. Va bene, Lori. Sono pronta. Non aver paura, Molly. Ho fiducia in te. Dai, puoi farcela. Ottimo lavoro. Ora sto davvero benissimo. Santo cielo, c'è puzza di fogna qui dentro. Molly, è ora di continuare a lavorare sul tuo restyling. Togliti quella maglia. Oh, adoro questo senso di libertà. Sbrighiamoci e sbarazziamoci di tutti quei peli. Siamo fortunati ad avere la crema depilatoria a portata di mano. Bene, ora possiamo toglierla. Dai, rimuovila! Ottimo lavoro, Molly! Ce l'hai fatta! Wow! Ho lasciato andare un po' le unghie, eh? Per prima cosa un po' di questo e una goccia di questo. E poi procediamo con il trattamento. Aspetta un secondo, Molly! Questo sembra piuttosto sospetto. Proviamo prima la miscela, ok? Oh, oh! Hai visto? È semplicemente sparito! Non va bene, Molly! Ecco la tua acqua per le mani! Ehi, è davvero bello! Certo che sì! Wow, guarda un po'! La mia manicure è praticamente pronta! Non resta che tagliare un po' le unghie! Ci vorrà solo un momento! Fermati! Oh, l'hai voluta tu! Dammi le unghie! Mi prenderò cura io di loro! Ehi, scusa, Lori! Wow, sono perfette, Lori! Non riesco a credere a quanto siano belle le mie unghie! Ora devo solo dipingerle! Penso che userò il rosso, ma anche un po' di giallo e un tocco di blu! Sai, penso che userò tutti i colori dell'arcobaleno! E ora la parte più eccitante! Per prima cosa bisogna coprire le cuticole! E ora la mia magia! Wow, sono fantastiche! Wow! Oh, non vedo l'ora che Jack mi noti! Ormai siamo quasi sposati! Certo che sì! Oh, Molly! Sei stata tu? Oh, colpa mia, Lori!
scusa. Va bene, tesoro, puoi dire addio alla forfora. Faremo un lavaggio accurato dei tuoi capelli. Avremo bisogno di molta schiuma. Di un intero flacone. Ah, ce l'abbiamo fatta, Lori. Wow. Non riesco a credere a quanto sono carina adesso. Dove ho messo la mia spazzola preferita? Oh, oh, questo è un disastro. Oh, i miei capelli sono rovinati. Tranquilla, Lori. Il rosso potrebbe essere una buona idea. Guarda. Ehi, è un'ottima idea, Molly. Super trendy. Oh, oh, sembra che stia arrivando un uragano. Preso, l'ho preso. Ehi, è una bella idea. Hai ragione, Lori. Dovrei lavorare sul trucco. Beh, sei fortunata, abbiamo un'intera scatola di cosmetici da usare. Prima dovremo lavorare sul tono della pelle. Dai, Molly, datti da fare. Certo. Ciu! Oh, i miei trucchi! Anche se... Dammelo. Chi ha bisogno di una spugnetta da trucco quando ci sono i marshmallow? Fai del tuo meglio, Molly. Oh, guarda cosa hai fatto! Oh, non preoccuparti, Molly. Ecco, ti insegnerò un trucchetto. Un po' di gel da trucco e l'ombretto colorato si uniscono per fare il mascara. Così. Stai benissimo. Ehi, perché non aggiungiamo degli strass? Wow. È una grande idea, Molly. Non si può mai essere troppo brillanti. Facciamolo. Vuoi non dimenticarti del rossetto? Grazie, Lori. Ci penserò io. Oh no! Le mie labbra sono terribili! Oh, non ti preoccupare, usa un plumper! I plumper sono antiquati! Molly, cosa ti è successo? Molto trendy! Vattene da qui, le hai rovinato la faccia! Ok, Molly, non preoccuparti, il plumper risolverà questo problema! Oh, grazie, Lori, sei incredibile! Ma non dovremmo tornare a scuola? Non ancora? È ora di fare un po' di shopping. No? Ci siamo. Guarda, Molly, sono sicura che ti piacerà. Ehi, possiamo mangiare qualcosa? Sono affamata. Oh, cavolo, sembra che io sia al verde. Capisco, beh, diamo un'occhiata a qualcos'altro, allora. Ehi, questo sembra carino. Sì, dovrebbe funzionare. Grazie, il tuo servizio è fantastico come sempre. Wow! Wow, hey Molly, prendi! È ora che ti cambi! È fantastico, Lori! Ma non posso assolutamente permettermi delle scarpe adatte! Pensi di potermi aiutare anche con quelle, Lori? Certo, qualsiasi cosa per la mia migliore amica! Sono perfette! Mi sento come se potessi affrontare il mondo adesso! Aspetta, chi è quella ragazza? Molly? Sono io! Ehi, dolcezza, vuoi uscire stasera? Ti piacerebbe, amico! Non uscirò con te, perdente! Dentista! Ti hai dato una bella lezione, Molly! Beh, tesoro, il tuo restyling è stato un successo! Buon divertimento! È ora che io me ne vada!